Altro segmento importante della nostra attività amministrativa di questo quinquennio è il settore tributi e finanza. Avevamo iniziato l'azione amministrativa questo quinquennio proprio con l'idea di riportare all'interno della Cassa Comunale la fase dell'accertamento tributario, l'abbiamo fatto creando un apposito settore che oggi ha riallacciato quel rapporto di normalità tra l'ente e il cittadino che deve pagare le tasse, quindi un'organizzazione interna e oltretutto anche un alleggerimento della pressione fiscale, chiaramente con una riorganizzazione del bilancio dal punto di vista finanziario, un bilancio che ci ha consentito di liberare risorse pagando molte esposizioni ereditate, ma soprattutto esemplificativamente anche con l'eliminazione dell'IMU agricola. È una tassa che era iniqua e che soprattutto non dava il senso di una coesione di un territorio che invece deve essere omogeneo come tale. Il primo presupposto è avere una parametri di tassazione uguali. Un'azione importante fatta anche di non aumento di nessun tributo, anzi un po' di diminuzione per quanto riguarda le fasce della nostra comunità meno fortunate, aggiungendo poi a questo anche nel periodo Covid addirittura l'azzeramento della Tari per le attività commerciali e per le famiglie. Quindi un'operazione importante che oggi ci restituisce un bilancio e un'azione tributaria veramente in grado di guardare al futuro con grande forza di programmazione.